Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute in questo nuovo video. Oggi un nuovo video in cui parto parlando da un argomento che è stato proposto in qualche modo da voi e a proporlo sono stati in realtà alcuni di voi che sotto i recenti video sul fascismo e sull'esperienza del fascismo in Italia hanno sollevato un'interessante questione sull'economia italiana negli anni del fascismo. Secondo alcuni di voi, durante gli anni del fascismo l'Italia conobbe una fase di grande crescita economica, di grande prosperità ed era proiettata verso un futuro splendente. Tuttavia, questa teoria non è supportata da alcuna prova concreta e l'assenza di prove è attribuita, secondo questa teoria della crescita economica durante gli anni del fascismo, è attribuita all'occupazione post-bellica e al tentativo post-bellico di dipingere l'esperienza del fascismo in Italia come un'esperienza totalmente negativa e quindi la cancellazione e la distruzione di qualsiasi prova potesse fornire un'immagine positiva del fascismo. Ma è realmente andata così? C'è stato veramente questo tentativo di distorcere e distruggere una parte della storia economica italiana? O c'è un po' troppo cospirazionismo in questa teoria e le cose andarono diversamente? Cerchiamo di capirlo in questo video, ma prima di cominciare effettivamente con il video vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, iscrivervi se ancora non l'avete fatto e spuntare la campanella delle notifiche per ricevere i prossimi aggiornamenti. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione e sempre in descrizione trovate il link al nostro sito web e alla pagina TP, un servizio di crowdfunding che utilizzo per finanziare alcuni progetti che mi piacerebbe realizzare, ma che al momento non posso in alcun modo portare avanti. Fatte tutte queste premesse, parliamo dell'economia del fascismo e prima di cominciare effettivamente con il discorso voglio fare una piccola precisazione. Quando si dice che non ci sono prove a sostegno della tesi della crescita economica, non stiamo dicendo che non ci sono prove di alcun tipo che riguardino la storia economica dell'Italia. Per quanto riguarda la storia economica dell'Italia negli anni 20 e 30, di fonti, di prove, di documenti ne abbiamo veramente tantissimo. Abbiamo atti pubblici, documenti privati, atti bancari, transazioni pubbliche e private, insomma, di documenti ne abbiamo veramente tantissimi e questi documenti dipingono una storia economica dell'Italia che non è proprio una storia di crescita e di economia splendente, ma è qualcosa di leggermente differente. Cominciamo col dire che durante l'esperienza del fascismo l'Italia adottò una politica economica prevalentemente protezionista. Una politica protezionista che aveva il compito appunto di proteggere i mercati, i produttori italiani dalla concorrenza dei produttori esteri. Aveva già adottato questo sistema sul finire del XIX secolo per proteggere i produttori agricoli italiani dalla concorrenza sleale dei produttori americani o comunque degli altri produttori europei. Il sistema aveva parzialmente funzionato per quanto riguardava l'economia agricola e l'economia tessile, e un paese come l'Italia, la cui economia era basata prevalentemente sull'agricoltura e sull'economia tessile, era sicuramente una risorsa molto utile e molto interessante. Il problema di questa soluzione protezionista è che praticamente l'Italia si chiuse a riccio, non interfacciandosi quasi più con i mercati esteri. E questo, se dal punto di vista agricolo e tessile, non rappresenta un grandissimo problema, perché comunque l'Italia era in grado di soddisfare quasi totalmente le proprie richieste alimentari, appunto, e tessili. Per quanto riguardava altri settori dell'industria, stiamo parlando più precisamente dell'industria pesante, il discorso è leggermente più complesso e l'Italia non godette di tanti vantaggi come può sembrare. Questo perché la geografia mineraria italiana non è particolarmente ricca di carbon fossile, di petrolio, di metalli e minerari utili per costituire la base di un sistema industriale. Diciamo che da questo punto di vista l'Italia è particolarmente povera di risorse. Secondo alcuni perché l'Italia ha una storia di estrazione mineraria molto più antica rispetto ad altre parti dell'Europa, ma permettetemi di dire che questa è un po' una paraculata. L'Italia è sempre stata povera dal punto di vista dell'estrazione mineraria. O i romani, quasi 2000 anni fa, non avrebbero avuto la necessità di andare ad estrarre ferro in Spagna e oro e argento in Dacia. Comunque, per quanto riguarda l'industria pesante italiana durante gli anni del fascismo, questa attraversò una fase particolarmente difficile. Una fase particolarmente difficile perché si ritrovarono molti produttori, molti industriali a non avere più la possibilità effettiva di acquisire quelle risorse prime fondamentali per le loro industrie.
La difficoltà era dovuta a due fattori. Il primo era ovviamente il gioco delle dogane, il gioco dei vari protezionisti che stavano avvolgendo un po' tutta l'Europa e tutto il mondo in realtà, e dall'altro la svalutazione della moneta italiana. Svalutazione che era una diretta conseguenza dell'immissione sui mercati italiani di una grande quantità di lira prodotta praticamente senza controllo. Si produceva insomma in Italia molta più moneta di quanto le risorse auree del paese potessero garantire, e questo afflusso enorme di moneta servì a dare all'interno del paese l'immagine di un'economia particolarmente forte, particolarmente florida. Di fatto la popolazione italiana aveva la possibilità di comprare il pane a un prezzo accessibile, a un prezzo decente. Il problema non si interfacciava quando il produttore italiano si interfacciava con il compratore italiano. Il problema si manifestava quando l'Italia si doveva interfacciare con l'estero, perché essendo in gran parte l'economia italiana un'economia di importazione, perché appunto gran parte delle materie prime fondamentali per l'industria l'Italia non le possiede, l'Italia doveva acquistarle all'estero, e acquistare risorse minerarie all'estero con una moneta che vale praticamente zero è particolarmente difficile. Per ovviare a questo problema, il sistema fascista adottò una doppia soluzione: da una parte ampliando i propri possedimenti territoriali, quindi come sappiamo imbarcandosi in alcune esperienze coloniali che avevano il compito di aumentare la terra coltivabile e quindi aumentare e potenziare l'economia agricola, l'economia tessile dell'Italia, e anche con un po' di fortuna sperare di baccare qualche giacimento minerario e poter risolvere minimamente il problema, cosa che purtroppo non si verificò, e quindi l'Italia fu costretta ad adottare una seconda strategia. Non è quindi un caso se durante gli anni del fascismo lo Stato italiano assorbe, acquisisce una quantità enorme di industrie, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'industria pesante, perché in questo modo poteva garantire la sopravvivenza di quelle industrie e poteva produrre un afflusso di materia prima per quelle industrie, utilizzando però per gli scambi internazionali non la moneta ma le proprie risorse auree. E quando si attinge alle risorse auree non è particolarmente positivo per l'economia. Per un'economia stagnante, per un'economia di autosufficienza, quelle risorse auree sono totalmente indifferenti, sono totalmente inutili. Ma in un'economia globale, in un'economia di interscambi, ecco, l'assenza di risorse auree che possano garantire una copertura al valore della propria moneta e quindi dare un valore alla moneta sui mercati internazionali può essere un piccolo problema. E di fatto nel 1938, ovvero prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si ritrova fortemente indebitata con creditori esteri, si trova ad avere una moneta che vale pochissimo e si ritrova quasi totalmente priva di risorse auree. Diciamo quindi che non è proprio il caso di parlare di crescita dell'economia italiana durante gli anni del fascismo o di un'economia particolarmente solida e particolarmente prospera, perché appunto non è così. L'economia italiana durante gli anni del fascismo è un'economia di sussistenza, un'economia molto primitiva e totalmente anacronistica rispetto al tempo. Ci troviamo comunque nel secondo quarto del XX secolo, ci troviamo già in epoca in cui i mercati internazionali sono interconnessi tra di loro. Certo, non c'è il livello di interconnessione che c'è oggi, ma c'era già qualcosa. E l'Italia tra il 1919 e il 1938 non era cambiata particolarmente. Era all'inizio dell'esperienza fascista ed era ancora alla fine dell'esperienza fascista un paese di contadini, un paese di agricoltori, un paese di allevatori, che quindi non era dotato di un grande sistema economico che poteva competere con le grandi potenze mondiali. Non che ci sia qualcosa di male nell'essere un paese di contadini e di allevatori, anzi, senza i prodotti agricoli la popolazione italiana sarebbe morta di fame, quindi si produceva ciò che era necessario effettivamente. E il problema dell'economia italiana è proprio questo, che si produceva solo ciò che era necessario, solo che ciò era fondamentale. E fate eccezione per le teorie marxiste, tra virgolette, quando si parla di crescita economica si intende generalmente un processo di ampliamento dei beni e dei servizi, tra virgolette, innecessari. Si parla di crescita economica quando oltre al pane e al vino si aggiunge anche la torta al limone o il pollo o il pesce, insomma, quando insomma c'è un ampliamento appunto dei beni e dei servizi fondamentali di cui una persona ha bisogno, tra virgolette, per vivere in una condizione di benessere. L'Italia da questo punto di vista negli anni del fascismo viveva una vita tranquilla, ma era una vita rurale, una vita appunto contadina, lontana dal progresso, lontana dalla crescita
e quindi non si può parlare di crescita economica negli anni del fascismo. Spero che il video sia stato interessante e soprattutto spero che il video sia stato chiaro. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale. Se non siete d'accordo con me fatemelo sapere nei commenti qui sotto e soprattutto vi invito a presentarmi nei commenti delle fonti che possono sostenere la teoria della crescita economica, teoria con la quale avrete capito io non sono affatto d'accordo. Comunque vi invito ad iscrivervi ancora una volta al canale, seguirmi su tutti i social network e niente, noi ci vediamo al prossimo video.